Vado? Ah, stai registrando? Nella puntata precedente. Vecchio, io sono abbastanza disperato. Cosa cazzo hai fatto a loro, vecchio? Vecchio, è lui che ha fatto a me! Dimmi che emozioni stai provando. Dopo l'attacco. Ti scappa la cacca. Iscrivetevi, mettete mi piace, comandate e su Facebook TV. Ciao. Mi riprendi sempre qua. Ma stavi parlando di lavoro adesso. Capito, vecchio, ma basta riprendermi qua. Ma stavi parlando di lavoro. Non fa niente. Ma posso farti una domanda un po' strana? Perché quando mai fai domande che non sono strane? I tuoi come l'hanno presa quando gli hai detto che facevi fare il DJ Basement Entertainment? Cioè, no, aspetta, il DJ o il... Tutto, cioè nel senso quando gli hai detto che avresti fatto una vita così. Allora, io ho sempre detto che volevo fare il DJ, loro mi dicevano sempre ma che c***o dici. La mia mamma mi diceva fai il dottore, e quando sarò vecchia mi curerai. Io invece gli ho sempre detto no, farò il DJ, alla fine non ho mai fatto un c***o e mi sono svegliato tardissimo e ho detto vaffanculo. Faccio il DJ, loro tra l'altro erano in vacanza e io sono andato a fare sto corso. Poi sono andato in fissa, talmente in fissa che alla fine hanno dovuto crederci anche loro, anzi mi hanno anche dato una mano. Cioè io lavorando con mio papà tante volte avevo, soprattutto la prima stagione l'ho fatta a Vicenza, quindi abbastanza fuori mano, di domenica sera. E lunedì andare a lavorare era un po' un dito nel c***o. E invece quando ho visto che comunque lo facevo con passione, portavo a casa due soldi, ha capito che non era esattamente una perdita di tempo, mi hanno sempre supportato e io spesso li ringrazio perché non tutti hanno questa possibilità. Se i tuoi ti remano contro puoi avere tutte le passioni che vuoi, ma... Sì. Perché a Brescia è strana una città dove, cioè, se non hai un martello in mano tendenzialmente non stai facendo un cazzo secondo la gente. Ma io quindi sono sempre storie interessanti secondo me. Mi ricordo ancora adesso che tornavo da scuola col pullman e c'erano in giro ragazzi nel mio paese che mi mezzo insultavano come se io non stessi facendo niente perché andavo a scuola. Ma è una cosa della mentalità bresciana. Sì, provincia più produttiva in Europa. Sì, se non hai in mano un martello sembra che sei un lazzarone. Non sanno che comunque tante persone adesso, vabbè, negli ultimi anni comincia a entrare un po' anche nella mentalità degli altri, perché sì, non è più magari... ormai col discorso di social vedono che c'è tanta gente che fa realmente anche altro. Prima invece, se sapevi che uno faceva il DJ, il barman o altre attività che però guarda che toccare con mano. Comunque già, cioè, anche in questo periodo c'è una cifra di gente che ha la sua passione così, vorrebbe, ma vabbè. Che sento io almeno che mi dicono figa no, mi dicono cioè gente che magari ha cose anche in mano concrete che... Beh, io sono esattamente, adesso mi sto confidando con Bianco, no? Con Basement TV, io sono esattamente in questo momento in uno di quei periodi della vita in cui vuoi fare qualcosa, hai una passione per quella cosa, però sai che sarà un investimento di tempo, economico, di sbattimenti, di fatica, però... Se è una passione che hai veramente, fai qualsiasi cosa e non ti pesa farla. È perché ti piace. Sì, altrimenti. Sarebbe più comodo sdraiarti sul divano, guardare la TV. Farti un semino. Che comunque. Opla. Tyrion, puoi svegliarti per favore? Grattalo su. Oh! Ciao! Arrivo fuori. Ufficialmente di secondo nome. Come? Pancapuzza. Certo. Però è bello fare uno slobo della lingua di Tyrion. Non ho ancora corso per l'ufficio. Poi Lolo si lamenta che le clip sono buie.
Forza, vuole spendere di corrente. La metto sta cosa. Te ne vai? 17.50, alle 20 c'è la riunione. Ma infatti vado via alle 17.50 proprio perché così faccio tutte le mie cose e alle 20 posso essere in riunione. Non so perché, ma non ci credo. Vabbè dai, ci vediamo dopo allora. Era un po' che non ti chiedevo stare, non succedeva questo, eh. Perché? Perché sono sempre venuto. No, perché non sono più andato io. Non sei più andato? No, cioè, vecchio, non so perché. Infatti non ti ho mai visto. Ma... ma smetti. Una stagione che rompi il c***o, vengo tutte le riunioni. Non è vero, non sapevi neanche che non c'ero. Non sapevi neanche che non c'ero, ti sei fregato da solo. Non lo so, mettiamo qualche contenuto della riunione, visto che mi riprendi sempre quando non faccio un c***o. Vecchio, se mi avvicino mentre fai le cose mi c***i dietro. No, quindi... vecchio, c'è lo zoom, puoi prendermi anche mentre... tipo, capito? No, vecchio, non devi andare a... Vecchio! Niente bianco, basta, non servi più. Sì, lo carichiamo su Basement TV. Allora io adesso tra poco ti esporto la bomba. Ok. È quasi pronta. Stiamo lavorando alla grafica qua. Le ore 18, quarto, freestyle. È una c***o di bomba, grafica di Cristo di bianco. A me ispira un po' sta roba di far vedere, perché magari pensano che non so, era tutto già pronto da mesi, fatto da gente super professionista, che avessimo chiamato degli esperti. E invece lo stiamo facendo noi così. È tutto in freestyle, ragazzi. È anche tutto in freestyle. La copertina è in freestyle. Oggi che giorno è? Giovedì, sull'una, e stiamo facendo la copertina. Quindi più abbiamo deciso l'orario anche più prima. Freestyle di così, ragazzi, non lo so. Non c'è niente. Avrei voluto fare, non so perché, un making of della grafica, però boh, non sapevo cosa veniva fuori, avevo strapaura. Bianco, quando è che iniziamo a lavorare insieme? Tra poco. Ok. Cioè, ha finito, sta finendo le ultime cose conciose. Che ore sono, vecchio? Mezzanotte. L'ho ripreso, sì. L'una e cinque. Vediamo tanto spazio. Ciao, bianchissimo. Sta facendo le transizioni. Ah, davvero? Sì, no, sarai una transizione praticamente. Sono una transizione vivente. Ciao, ti vedo. Dove vai? Cosa fai? Vieni qua. È un nuovo artista di Basement. Oh shit, we're back in the building! About to fuck shit out. Vuoi fare tipo, non so, una presentazione? They call me the Hermes. Per loro, Elgar Miles. For the mob, the Hermes. But you know, we just keep on floating. Everything is leather. That's the vibe. Metterai sottotitoli. Hai notato della gente che ti ha rotto il c***o perché sei troppo... Troppo... Adesso solo uno mi ha detto qualcosa. Vecchio, è cinema. Se non adesso metto il commento. Sei tu che non capisci il cinema. No. Non sono io. È il cinema. No, vecchio, tu... Fai solo le persone c***o di montagna russa. Ma perché mi piace troppo ondeggiare. Ma sai quella che dovreste, cioè il running. Cioè andare in giro con quel baraccone lì, già metto soggezione così. No, lasciamo un running qua, c'è un 360 che arrivi, boom. Va bene, dai. Automatic. Paga Basement? Sì. Basement paga. Venerdì esce la canzone della Digran, ma c'è la canzone. Cioè domenica saranno già due giorni. Ah, quindi è già uscito. No, non esce così, esce quello bianco qua. Metti, adesso ti faccio mettere una cosa pazza. Metti tipo... Vuoi la barba? No, tipo Becky devi mettere un frame di un p***o in mezzo alla Basement TV. Deve capirsi, cioè la gente deve capire quando c'è, capito? Mi tirano giù il canale, vecchio. Ma va! Sì, vecchio. Non anche se è un millesimo. Dipende da cosa si vede in quel millesimo di secondo. Boom! Come sto? Vecchio. Aspetta, insomma, ci sono tutte le fiamme, quello così lì. Posso... Stai bene adesso? Sto bene? Sì. Io vorrei stare solo dentro di Black Basement. Solo Black Basement? Perché è il futuro, bro.